Bene, buongiorno. Allora, nella lezione di oggi mi avvalgo dell'utilizzo del computer perché voglio farvi vedere alcune applicazioni, in quanto dal punto di vista teorico abbiamo già accumulato, insomma, un certo numero di informazioni che ci consentono di avere un'idea di quale possa essere il collegamento tra la parte teorica e le applicazioni. Ed inoltre ci sono una serie di animazioni che naturalmente migliorano, a mio avviso, la comprensione rispetto a quello che è ovviamente uno schema statico. Quindi cominciamo con il vedere qualche applicazione e partiamo con una cosa che magari ci è tutta, diciamo, abbastanza familiare per vedere alcune delle applicazioni dei meccanismi, no? Quindi partiamo con una cosa simpatica. Ecco, se voi guardate, diciamo, la chiusura automatica della cappotta di questo Ferrari Cabrio, come vedete diventa un meccanismo abbastanza complesso, no? Quindi c'è l'apertura del cofano e poi la chiusura, diciamo, del tettuccio, e quello è fatto naturalmente con un meccanismo. Ecco, la progettazione di un meccanismo del genere non è assolutamente scontata, quindi è questa una delle possibili applicazioni. Rimanendo in tema, diciamo, ho trovato su internet, insomma, sono dei video disponibili, e un'altra applicazione ancora più simpatica di quella precedente. Ecco, vedete questi meccanismi che poi alla fine abbiamo magari sott'occhio tutti i giorni con diverse applicazioni, cosa che cercherò di farvi vedere nella lezione di oggi e magari non ci facciamo tanto caso. Ecco, quindi l'obiettivo è quello di stimolare la vostra attenzione su queste applicazioni. Guardate lì, è una cosa veramente simpatica, no? E tutto ciò è possibile farlo appunto con una opportuna progettazione del meccanismo. Il meccanismo è fondamentale, che genera il movimento, poi naturalmente questo va accoppiato come sempre a un opportuno sistema di azionamento. E azionamenti di vario tipo, qui naturalmente gli azionamenti sono elettrici, perché è ovvio che è più semplice disporre, diciamo, di energia elettrica piuttosto che di energia fluida, per esempio. E come vedete, insomma, i movimenti sono realizzati con grande precisione e grande affidabilità. E molti di questi movimenti sono appunto ad un grado di libertà, perché naturalmente si cerca di ottimizzare anche il consumo energetico. Questo è un altro aspetto di fondamentale importanza di cui va tenuto conto, no? Perché nel momento in cui noi ci apprestiamo a progettare una macchina o un dispositivo di una macchina, abbiamo diverse scelte, no? Adesso la tecnologia ci mette a disposizione diverse soluzioni più o meno sofisticate, e naturalmente la scelta ottima dipende dalle specifiche di progetto e da qual è l'obiettivo funzionale del dispositivo stesso. Cioè, se noi siamo interessati ad avere una certa flessibilità, quale per esempio nei manipolatori robotici e quindi nelle linee automatiche flessibili, e beh, lì dobbiamo utilizzare necessariamente dei sistemi a più gradi di libertà al fine di avere un sistema flessibile, ok? Un sistema flessibile che naturalmente si ripercuote sulla parte meccanica che genera comunque il movimento. Avendo però dei sistemi a più gradi di libertà, abbiamo naturalmente n motori, il numero di motori è uguale al numero di gradi di libertà, solitamente. Poi ci sono delle soluzioni particolari, che sono delle soluzioni dette sottoattuate, under actuation, che consiste nell'avere un numero di attuatori inferiore a quello che è il numero di gradi di libertà. Però in tal caso perdiamo della flessibilità perché ci sono degli attuatori passivi realizzati per esempio per il tramite di molle, e quindi è una soluzione molto particolare. Quindi in generale noi abbiamo un numero di attuatori che è uguale al numero di gradi di libertà. Quindi se noi abbiamo bisogno di flessibilità dobbiamo puntare su un sistema a più gradi di libertà, quindi abbiamo più motori, però comunque abbiamo il problema della gestione di questi motori in maniera coordinata naturalmente, e quindi devono essere controllati in maniera opportuna, e
E ci tengo a precisare che comunque il controllo viene effettuato sulla base, diciamo, di algoritmi che sono legati comunque alla cinematica e dinamica del sistema multibody o sistema multicore. Ma non è sempre così, non è sempre così, perché in altre situazioni, come per esempio in queste applicazioni, che come vedete sono abbastanza sofisticate, noi puntiamo al risparmio energetico, perché poi se da un lato la parte meccanica diventa più semplice, si complica l'altra parte, cioè la parte dell'azionamento e controllo, quindi è come stare sulla bilancia e appunto curare questi due aspetti. La bilancia può pendere da un lato o dall'altro, a secondo di quello che vogliamo ottenere in termini di flessibilità e affidabilità. Ok? Tenete conto che nel momento in cui utilizziamo N motori, quindi voi studiate queste cose in altri corsi, e in particolare in questo caso i motori elettrici, comunque abbiamo un rendimento, no? Quindi in qualsiasi macchina in cui avviene una trasformazione di energia, perché un motore elettrico trasforma l'energia elettrica in lavoro meccanico, un attuatore pneumatico trasforma l'energia fluida dell'aria in lavoro meccanico, un attuatore idraulico trasforma l'energia fluida dell'olio in lavoro meccanico, quindi avviene una trasformazione di energia. E sappiamo bene che ogni volta che abbiamo una trasformazione di energia abbiamo un rendimento, cioè non riusciamo a convertire tutto in un'altra forma di energia, perdiamo sempre qualcosa per strada naturalmente, e quindi il rendimento è ovviamente sempre minore di 1. Quindi cosa vuol dire questo? Che nel momento in cui noi mettiamo N attuatori, ognuno è caratterizzato da un proprio rendimento e naturalmente la perdita complessiva, perdita intesa come trasformazioni in forme di energia più degradate rispetto a quelle del lavoro meccanico, che poi rappresentano la parte utile, chiaramente diventa più alta, e questo ne dobbiamo tener conto. Okay? Ci tengo a precisare questo perché c'è una certa tendenza, errata a mio avviso, nel semplificare la parte meccanica avendo, diciamo, la possibilità di utilizzare più attuatori in contemporanea mediante un opportuno sistema di controllo che può essere diciamo, un computer munito di scheda naturalmente per la gestione di ingresso e uscita, o un PLC solitamente. Okay? C'è una certa tendenza perché questa soluzione risulta relativamente semplice. Qual è il vantaggio? Che vado ad esemplificare la parte meccanica, perché per ottenere un movimento più o meno complesso, anziché studiarmi il particolare meccanismo che mi consente di generare quel movimento, io lo posso frazionare questo movimento, è una soluzione, mediante movimenti elementari, traslazioni e rotazioni, e utilizzare N attuatori controllati contemporaneamente con un opportuno sistema di controllo. Ok? Però attenzione, perché se è richiesta una certa flessibilità, sicuramente questa è una soluzione valida, ma se questa flessibilità non è richiesta, anzi forse ci interessa di più l'affidabilità e la robustezza, come per esempio in queste applicazioni, allora forse vale la pena di puntare ad una soluzione meccanica ad hoc, magari ad un grado di libertà, e abbiamo anche un risparmio dal punto di vista energetico. Ok? Ecco, il discorso energetico in questo caso è fondamentale, perché qui l'energia dove la prendiamo? Dalla batteria. E quindi chiaramente se noi qui ci mettiamo dei motori grossi, o N motori, ciascuno caratterizzato dal proprio rendimento nella trasformazione di energia, naturalmente tutto questo viene preso dalla batteria, ma neanche possiamo realizzare una batteria grande e neanche possiamo succhiare, diciamo, tutta l'energia semplicemente per la gestione di questi sistemi. Ok? Quindi attenzione, perché quando si affronta la progettazione di una macchina bisogna appunto giostrare su queste possibili soluzioni e diciamo bisogna puntare comunque alla soluzione ottimale. Va bene? Fate attenzione, perché spesso certe cose non si fanno perché non si sanno fare, non perché non rappresentano una valida soluzione. Ok? Quindi questo è un messaggio che ci tengo a darvi, e andiamo avanti con altre applicazioni. Questa insomma riguarda ancora qualcosa di simile, però si vede un po' più nel dettaglio diciamo la realizzazione del meccanismo. Vedete che la parte rossa e i due verdi non sono altro che parallelogrammi articolati. Okay, che generano delle,
delle traslazioni nel moto relativo e poi i movimenti vengono generati da quest'altro meccanismo accoppiato, accoppiato con essi. Bene, ancora su questa scia, diciamo, ho raccolto un po' di soluzioni. Per esempio questa è diciamo una vettura famosa, insomma, d'ali di gabbiano, come vedete c'ha questa apertura delle porte un po' anomala rispetto alle soluzioni tradizionali, e questo si fa tramite meccanismi. Ecco, questa soluzione è, diciamo, relativamente semplice, perché lì ci sono praticamente degli attuatori lineari che poi determinano questa apertura, quindi una sorta di inversione della catena cinematica che è rappresentata dal manovellismo. Ma abbiamo anche delle soluzioni diverse, e queste più attuali, con un'apertura per esempio di questo tipo, come è fatto su questa Lamborghini, e analogamente dall'altra parte. Quindi, insomma, ci si può divertire nel momento in cui si sa come affrontare la cosa. Questa è una cosa molto simpatica che ho trovato sempre su internet, e c'è una soluzione interessante, è una soluzione prototipale che adesso vi faccio vedere, sperando che funzioni il video, pare di sì. Ecco, guardate un po' come si apre. Vedete, in questa maniera, diciamo, almeno dal punto di vista del comfort, non ha uguali, no? Perché viene meno il montante centrale che divide le porte anteriori da quelle posteriori, e quindi diciamo che, insomma, è una soluzione interessante, perché la porta si apre tutto insieme e va scomparsa sul pianale dello chassis. Ve lo faccio rivedere. Vedete, scompare, va scomparsa al di sotto del pianale. Quindi c'è ancora molto da fare in questa direzione, ok? Ancora molto da fare, ma come al solito bisogna disporre di metodi adeguati per poter affrontare la progettazione nella pratica applicativa. Altre soluzioni un po' d'effetto, secondo me, questo è, diciamo, un aereo enorme, l'Antonov, che è utilizzato principalmente come cargo, se non mi sbaglio, è veramente enorme, e infatti ve ne accorgete guardando il carrello, vedete quante ruote che ci sono, no? E naturalmente le ruote rappresentano cosa? Degli appoggi, e quindi naturalmente se il carico è grande ci servono più appoggi per distribuire il carico, no? Cioè uno potrebbe dire metto solo 2 o 4 di ruote come l'autoveicolo. C'è un motivo, no? Chi l'ha fatto naturalmente ci ha pensato prima di noi, quindi se è arrivato a questa soluzione è evidentemente perché servono più appoggi, no? Cioè anche nei camion naturalmente hanno più ruote perché hanno l'assale posteriore sollevabile, come, e naturalmente in condizioni normali lo tengono sollevato se è scarico, perché quello rappresenta una resistenza al rotolamento e quindi aumenta il consumo, ovviamente. Per la presenza dell'attrito volvente nel contatto della ruota con la strada, naturalmente quando sono carichi serve un altro appoggio, e quindi abbassano l'assale in modo tale da avere una migliore distribuzione del carico, altrimenti la pressione all'interno del pneumatico naturalmente sale e possono scoppiare le gomme. Okay? Ecco, questo è un problema simile, naturalmente molto più amplificato. E qui vediamo, diciamo, un dettaglio del carrello di atterraggio. Il carrello di atterraggio è un altro dispositivo estremamente importante, no? Estremamente importante da progettare, un meccanismo abbastanza sofisticato. Perché? Perché naturalmente ci serve in fase di decollo e di atterraggio, ma non certo in fase di volo, perché in fase di volo dal punto di vista aerodinamico succederebbe un casino, no? Nel senso che ci sarebbero delle grosse turbolenze, delle grosse resistenze, quindi insomma verrebbe meno anche la stabilità dell'aereo. Quindi naturalmente deve uscire fuori in fase di atterraggio e deve scomparire naturalmente in fase superata la fase di decollo. E non è una cosa banale, non è una cosa banale, perché questa è un'applicazione importante di un problema di sintesi dimensionale di meccanismi spaziali,
che riguardano i rigid body guidance, cioè i generatori di moto rigido. Il moto rigido che noi dobbiamo andare a guidare in questo caso sarebbe praticamente la ruota, il mozzo della ruota, no? La dobbiamo orientare. Se voi guardate guardate intorno con un po' di attenzione, per esempio anche gli uccelli fanno qualcosa del genere, no? Se voi guardate per esempio gli uccelli più grandi, quando volano naturalmente chiudono le ali e le chiudono, diciamo, in modo tale da ottenere la migliore forma dal punto di vista aerodinamico. Ok? E quindi questo è un esempio classico, interessante, complesso, perché parliamo di meccanismi spaziali, in cui la ruota praticamente deve dapprima piegarsi e poi rigirarsi, quindi deve avere una rototraslazione nello spazio opportunamente definita in modo tale da ottimizzare il movimento. Tenete conto poi anche la parte, non soltanto la cinematica, ma anche la parte dei carichi e del dimensionamento, perché ovviamente parliamo di un'applicazione, diciamo, di estrema importanza, in cui naturalmente non si può fallire. Ecco, per esempio nel classico 747, come vedete, la soluzione già è diversa, è un po' più leggera rispetto alla soluzione precedente. Qui parliamo del 747, ma c'è anche l'Airbus 380, che come sapete in questo momento è il più grande, diciamo, come aereo per applicazioni civili, per il trasporto di passeggeri. Qui si vede in fase di decollo, proprio nella fase immediatamente precedente alla chiusura del carrello. Ecco, rimanendo per esempio in campo aeronautico, qui ci sono i meccanismi qui dentro, noi tutti penso siamo stati sull'aereo e vediamo, diciamo, i movimenti dei flap. All'interno ci sono dei meccanismi con degli attuatori idraulici. Tenete conto che questi rappresentano, a parte l'aerofreno e altre questioni, però rappresentano anche i comandi primari di volo, comandi primari, cioè l'aereo viene orientato come corpo rigido nello spazio dai flap che sono presenti sulle ali e naturalmente dal timone posteriore. Okay? Quindi ci sono dei meccanismi di trasmissione del moto che poi vengono accoppiati a servomeccanismi idraulici che devono essere estremamente affidabili e poi gestiti in maniera elettronica da computer, no? Avete forse sentito parlare di applicazioni fly-by-wire, quindi diciamo volare tramite cavi, quindi la connessione tra la cloche del pilota e i comandi primari di volo in realtà sono rappresentati da fili elettrici, a pensarci magari ci vengono un po' i brividi, ma è così, e poi c'è, diciamo, l'azionamento elettroidraulico che a sua volta va a comandare dei meccanismi per la generazione del movimento e determinare l'orientamento dell'aereo, quale corpo rigido nello spazio, nel movimento nei vari orientamenti, sia nel piano verticale che nel piano orizzontale, e quindi questi rappresentano i comandi primari. Non ci dilunghiamo, andiamo avanti, per esempio altre applicazioni. Sono tutte applicazioni di fondamentale importanza, non sono cosette da niente, no? Perché come vedete, perché si fa una cosa del genere? Perché nel momento in cui devo mettere gli aerei su una porta aerei, per esempio, mi interessa lo spazio e quindi naturalmente se le ali si chiudono riesco a moltiplicare lo spazio a disposizione in maniera notevole. No? Quindi chiaramente la specifica di progetto, cioè l'esigenza, noi progettiamo per soddisfare delle specifiche, no? E quindi a partire dall'esigenza bisogna inventare la soluzione. Ecco, questa è una delle possibili soluzioni e vedete anche in questo caso ci sono comunque dei meccanismi, sempre accoppiati a un opportuno sistema di azionamento, però comunque chi genera il movimento è pur sempre un meccanismo. E il discorso è di fondamentale importanza. Okay? Perché se in volo si piega un'ala del genere, chiaramente è la fine, perché viene meno la forza portante di sostentamento aerodinamico e quindi si va giù. Quindi non è concesso, diciamo, l'errore, per cui tutto va progettato con estrema attenzione. Però come detto all'inizio, il primo step della progettazione è la cinematica. Okay?
Quindi lo schema cinematico, progettazione meccanica funzionale, e poi da lì si va nel dettaglio fino al dimensionamento, al calcolo degli sforzi e così via. Andiamo avanti con questa carrellata di informazioni. Vedete, anche negli elicotteri, qui ci sono dei meccanismi estremamente complicati, ok? Il principio di base dell'elicottero è sostanzialmente una vite, no? Cioè le pali dell'elicottero rappresentano una vite, a partire dall'idea iniziale di Leonardo da Vinci, no? Una vite che si avvita nell'aria, perché l'aria rappresenta comunque un mezzo comprimibile, però insomma comunque un mezzo su cui aggrapparsi, ok? Se non ci fosse l'aria, naturalmente non potrebbe decollare, se ci fosse il vuoto, perché si aggrappa, diciamo così, no? Rispetto all'aria, e quindi è solo tramite la presenza di un mezzo che si genera una forza portante, quindi di sostentamento in questo caso, che consente di tenerlo in mano. Va bene? Ma questo è un discorso, deve rimanere in aria, ma deve anche spostarsi. E quindi naturalmente per spostarsi bisogna agire sull'orientamento delle pale, cioè le pale non è che devono girare soltanto, ok? Per determinare il sostentamento. Il movimento è determinato dal cambio dell'angolo di incidenza della pala rispetto al mezzo, in questo caso l'aria. Va bene? Si cambia, quindi sono a geometria variabile. E come facciamo a cambiare la geometria? Qui c'è il pilota che sta nella cabina e qui ci sono delle aste, dei meccanismi che trasmettono il movimento e consentono di variare l'angolo di incidenza e quindi insomma, comandi primari anche in questo caso, no? Comando primario, come nell'automobile, il comando primario qual è? Il volante. Se togliamo il volante non riusciamo a guidare naturalmente, va bene? E quindi vedete anche qui un'applicazione estremamente importante che anche in questo caso non è ammesso l'errore, quindi l'affidabilità diventa di fondamentale importanza. Bene, abbiamo visto alcune applicazioni importanti dei meccanismi nel caso generale, ritorniamo un po' al discorso che abbiamo già affrontato. Franz Reveau, lo abbiamo nominato più di una volta, vedete che è spesso chiamato come il padre della cinematica moderna, perché ha consentito appunto di unificare l'approccio nella progettazione dei meccanismi a prescindere da quella che è la specifica funzionale del singolo meccanismo della singola macchina. Bene, quindi ci riallacciamo a questo discorso, lasciatemi farvi vedere la copertina della versione inglese del libro di Franz Reveau, che naturalmente quella originale è scritta in tedesco, essendo il professore in Germania. E qui vi ho riportato alcune frasi dal testo originale, tradotto però in inglese. Tra l'altro la traduzione di questo testo in inglese è stata effettuata da Kennedy. Kennedy, lo abbiamo citato, il teorema di Arnold Kennedy, no? E quindi lui si è interessato della traduzione del testo, questo può essere una curiosità interessante. Bene, se andate a leggere qui delle frasi estrapolate dal libro, ritrovate quanto abbiamo visto, cioè l'introduzione del concetto di kinematic pair, e quindi coppia cinematica, introduzione al concetto di catena cinematica e meccanismo. Ma questo l'abbiamo già trattato abbastanza in dettaglio, quindi andiamo avanti. E come vi ho detto, vedete, Translator of Reveau Book and Discoverer of the Kennedy's Law of Three Centers. Quindi è stato sia il traduttore del testo, ha fatto tante cose, ma quelle più importanti. Questa è un'applicazione che tra l'altro abbiamo sviluppato insieme, cioè l'individuazione dei centri istantanei di rotazione nel caso del manovellismo B alla madre e B alla lettera, e in cui ci trovavamo davanti ad una situazione in cui tutti i possibili centri istantanei di rotazione erano uguali a 15, e abbiamo svolto insieme questa esercitazione nel rispetto
del teorema di Kennedy, ma Kennedy è stato uno degli autori, perché l'altro autore è Arnold, e avremo modo di nominarlo ancora in altre applicazioni che vedremo più avanti. Egli è stato appunto l'autore di questo testo importante, Outline of Kinematic Geometry. Bene, un po' di curiosità. Ecco, fissiamo un po' l'attenzione sulle coppie cinematiche inferiori. Abbiamo già parlato di questo, però ci siamo limitati alle applicazioni nel modo piano, cioè nei meccanismi piani. Ovviamente è un concetto che ha validità generale, che vale nei meccanismi sferici, che vale nei meccanismi spaziali. Ok? Quindi qui vedete qualche informazione in più rispetto a quanto abbiamo già analizzato nelle lezioni precedenti. La soluzione della coppia rotoidale, quindi revolute joint, prismatic joint, screw joint, e quindi la coppia elicoidale di intermatre vite. Ma se andiamo a vedere poi degli esempi di coppie cinematiche nel caso spaziale, vediamo la coppia cilindrica. Qui il moto relativo è di rotazione e traslazione, ma a differenza della vite, in cui, come abbiamo visto, traslazione e rotazione sono accoppiate tra di loro per il tramite del passo della vite, ok, dell'angolo di inclinazione del filetto naturalmente, in questo caso abbiamo due gradi di libertà, perché la traslazione e la rotazione sono indipendenti tra di loro. Poi possiamo avere un giunto sferico, realizzato sostanzialmente in questo modo, e dove in generale noi abbiamo tre gradi di libertà, perché dovete sapere che un corpo rigido nello spazio presenta 6 gradi di libertà, ok? Quindi nel piano ne abbiamo 3, nello spazio ne abbiamo 6. Questi 6 gradi di libertà possono essere distinti in una traslazione spaziale, quindi x, y, z, e per cui ci giochiamo 3 gradi di libertà in una traslazione nello spazio, dopodiché una rotazione. Ma la rotazione può avvenire rispetto ad un qualsiasi asse che passa per il centro, per esempio, della terna mobile. Ok? E quindi abbiamo altri 3 gradi di libertà, perché quella generica rotazione intorno ad un asse passante per il centro della terna mobile può essere a sua volta decomposta in 3 rotazioni rispetto ai 3 assi della terna mobile. Quindi abbiamo 3 e 3 gradi di libertà. Quindi in totale 6 gradi di libertà, dove 3 sono associati alla traslazione nello spazio e 3 sono associati all'orientamento dello stesso nello spazio. Ok? Bene, in questo caso con un giunto sferico noi abbiamo solo l'orientamento, perché il centro della sfera mobile e il centro della sfera fissa coincidono, quindi non ho traslazione, nel moto relativo ho soltanto orientamento, e quindi 3 gradi di libertà. Questo è un accoppiamento piano, che in effetti è quello che abbiamo utilizzato fino ad ora nell'analisi dei meccanismi piani, e quindi abbiamo 3 gradi di libertà, cioè 2 traslazioni e una rotazione rispetto al piano verticale. Quindi XY è una rotazione teta intorno al piano verticale, ma questo lo avevamo già detto. Perché queste sono altri esempi di coppie cinematiche inferiori, così come lo sono la coppia rotoidale prismatica elicoidale? Perché anche in questo caso, vedete, abbiamo un accoppiamento rigido con un contatto superficiale. Qui la superficie è la superficie laterale di questo cilindro, questa è la superficie della sfera di contatto, e qui abbiamo la superficie che è data da questo rettangolo di contatto, questa lamina di contatto. Va bene? Quindi il contatto è superficiale, e questa è la condizione per avere una coppia cinematica inferiore. Ok? Quindi sono esempi di coppie cinematiche inferiori che utilizzate nei meccanismi spaziali. Quindi una generalizzazione di quanto abbiamo detto fino ad ora. Beh, per par condicio andiamo a vedere anche altri esempi, alcuni sono già stati considerati, di coppie cinematiche superiori, dove il contatto non è più superficiale, come nel caso precedente, bensì è limitato, se lo vediamo in 3 dimensioni, al segmento di contatto. Questa è un'altra soluzione, quelle sono le leve
leve oscillanti o leve rotolanti, tutti i sistemi di rotolamento, quindi uscinetti di vario tipo, qui per andare a sostituire quello che si chiama un contatto di prillamento. Prillamento è quando io ho una rotazione intorno ad un asse che è perpendicolare al piano di contatto, e quindi andiamo a sostituire un contatto di strisciamento di tipo prillamento con un contatto di rotolamento. Questo è un contatto di strisciamento in un cuscinetto tradizionale, diciamo a bronzina, e quindi diventa un radiale rigido a sfera, e questo nel moto relativo. Abbiamo poi i meccanismi a camme, abbiamo le ruote dentate, abbiamo le ruote di frizione. Le ruote di frizione spesso vengono un po' limitate in termini di applicazioni come, diciamo, l'anticipo delle ruote dentate. E in realtà le ruote di frizione di per sé trovano una serie di applicazioni nella pratica, va bene? Una serie di applicazioni, basti pensare per esempio ai variatori di velocità meccanici che sono basati sull'utilizzo di ruote di frizione. Non soltanto, ci sono altri esempi, per esempio nelle bedoniere per la preparazione del calcestruzzo abbiamo dei contatti con delle ruote di frizione. Le ruote dentate non andrebbero bene, ok? Per un discorso di peso. Quindi anche su questo avremo modo di approfondire. Bene, abbiamo parlato di catene cinematiche. In particolare ieri abbiamo parlato della sintesi di tipo, in particolare della sintesi di numero, fino ad arrivare alle catene cinematiche a 4 membri, a 6 membri, a 8 membri, e abbiamo dato un metodo generale che può essere esteso ad un qualsiasi numero di membri costituenti la catena cinematica. Se ci limitiamo per il momento a 4 full bar kinematic chains, quindi a 4 barre, ecco, abbiamo già visto che ci sono queste possibili soluzioni. Quindi abbiamo un 4R, quindi quadrilatero articolato, un articolato, un 3RP, quindi del tipo a manovellismo, 2R2P, quindi quello che è noto anche come double slider mechanism, perché ha due, diciamo, coppie prismatiche, e da cui abbiamo visto proprio ieri che possiamo derivare il meccanismo di Cardano, possiamo derivare il meccanismo di Scotch-Joke per la generazione di moto sinusoidale, il meccanismo utilizzato nel giunto di Oldham, nella trasmissione del moto tra due assi paralleli con una certa eccentricità, ma abbiamo anche una soluzione diversa di questo tipo, che è un RP-RP, anche questo trova delle applicazioni. Quindi questo è, diciamo, un modo per rifocalizzare l'attenzione. Adesso singolarmente vi faccio vedere delle applicazioni e soprattutto delle animazioni. Questa è una soluzione un po' più strana, che è un R3P, quindi tre coppie prismatiche e una sola rotoidale, perché dobbiamo considerare tutte le possibili combinazioni. Bene, a tal fine cominciamo con quello più semplice, e quindi con il quadrilatero articolato. Quadrilatero articolato è la combinazione di quattro coppie cinematiche di questo tipo, rotoidali, no? E abbiamo visto che otteniamo una soluzione di questo genere. Secondo l'approccio di Franz Reloux, da questa catena cinematica noi possiamo generare quattro meccanismi che però sono isomorfi tra di loro, come precisato ieri, perché comunque vengono fuori quattro quadrilateri. Se io fisso questo è un quadrilatero, se fisso questo è un quadrilatero, e così via. Seppure la legge di moto è completamente diversa. Ed è quello che io voglio ulteriormente mettere in evidenza oggi rispetto a quanto detto nelle lezioni precedenti. Ecco, abbiamo analizzato la regola di Grashof, queste sono le quattro inversioni che possiamo ottenere, ma andiamo subito al dunque e andiamo a vedere delle animazioni. La catena cinematica di riferimento è questa incorniciata in rosso, e qui cominciamo a vedere un'animazione. Allora, supposte quelle le dimensioni della catena cinematica, noi sappiamo come verificare a priori, per il tramite della regola di Grashof, che tipo di meccanismo otteniamo. Sì, un quadrilatero, ma un quadrilatero che può essere manovella a bilanciere, come in questo caso. Vedete, la manovella è quella rossa, perché è libera di effettuare una rotazione completa, un angolo giro intorno alla cerniera fissa,
e l'altro è un bilanciere perché ha questo movimento diciamo oscillatorio alternativo e con una corsa angolare che naturalmente dipende dalle dimensioni delle aste. Okay? Noi questo possiamo saperlo a priori, abbiamo imparato come fare, lo possiamo fare per il tramite della regola di Grashof. Okay? Quindi al fine di avere una soluzione di questo tipo vi ricordo che la somma del link più corto e di quello più lungo deve essere prima di tutto minore della somma degli altri due. Inoltre, quello più corto, che è la manovella, deve essere ancorato ad una cerniera fissa. Questa è la condizione per avere una manovella bilanciere. Bene, questa è una soluzione, ma andiamo a considerarle tutte, no? L'abbiamo viste queste soluzioni a lezione, ma adesso vediamo l'animazione che penso possa aggiungere qualcosa di nuovo e convincervi ulteriormente del reale funzionamento. Ecco, in questo caso vedete double crank, che è spesso noto anche come drag link mechanism, che significa a doppia manovella. Ok? Doppia, è la stessa catena cinematica, eh? Attenzione, questa la stessa di prima, però sono andato a fissare cosa? Il lato più corto, shortest one, ok? Bene, e abbiamo visto appunto come si comporta. Andiamo avanti, se noi andiamo a fissare quest'altro otteniamo una soluzione simile, perché seppur la legge di moto è diversa è ancora una soluzione crank rocker. Impariamo anche la terminologia in inglese, che è fondamentale, perché tanti libri su questi argomenti sono scritti ovviamente in inglese. Quindi crank rocker, quindi manovella bilanciere. Ma completando il giro dalla stessa catena cinematica, se io vado a fissare quest'altro, vedete cosa accade? Double rocker, cioè doppio bilanciere. Vedete che per un discorso legato unicamente alla lunghezza delle aste, va bene, il quadrilatero non riesce a generare un movimento in cui è presente una manovella, ok? Perché qui arriva a fondo corsa e arriva a fondo corsa anche giù, quindi entrambe le aste hanno un movimento di questo tipo, quindi oscillatorio alternativo, quindi non c'è manovella, e questo, ripeto, dipende solo dalla geometria, cosa che può essere fatta con la regola di Grashof. Se vi ricordate, l'abbiamo verificato anche dal punto di vista grafico, no? Abbiamo fatto un ragionamento che era basato sullo smontare uno dei giunti, immaginare di smontare uno dei giunti, e quindi avevamo da un lato un 2R e quindi un po' legando il discorso a quello che è lo spazio di lavoro dei manipolatori robotici. Bene, ritorniamo su alcune applicazioni. Quadrilatero articolato è un meccanismo, diciamo, a volte viene considerato banale, ma è tutt'altro che banale, ve lo posso garantire. E comunque sia ci consente di risolvere tantissimi problemi applicativi anche di grande importanza. Ecco, vedete per esempio qui nella chiusura della pala di un escavatore, della benna dell'escavatore, viene utilizzato un quadrilatero articolato, no? E come al solito vi dovete sempre porre le domande, l'ingegnere si pone sempre delle domande, niente scontato, no? Cioè, perché c'è il quadrilatero articolato? Domanda, ne potevo fare a meno? Perché mi sono complicato la vita? No? Perché qui abbiamo praticamente un cilindro idraulico, non certo pneumatico, perché nelle macchine movimento terra normalmente le forze in gioco sono altissime e quindi l'aria è comprimibile. Quindi anziché fare lavoro noi comprimiamo l'aria. Ma non è quello che ci interessa in quell'applicazione, noi vogliamo trasmettere il moto, quindi il fluido deve essere incomprimibile, ok? È naturale che non è incomprimibile perché studiate negli altri corsi, per esempio il modulo di Bulk che riguarda la compressibilità dei fluidi, ovviamente, eh? I fluidi in particolare quelli non comprimibili, quelli, scusatemi, allo stato liquido, quindi in realtà anche nell'olio abbiamo un fattore di comprimibilità, ma naturalmente non può essere comparato con l'aria,
che addirittura in prima approssimazione viene considerato nelle applicazioni tecniche come il gas perfetto. Bene, allora perché si utilizza il quadrilatero? Qui abbiamo un cilindro, il cilindro sostanzialmente è una coppia prismatica, no? Perché ho l'accoppiamento pistone-cilindro, quindi è una coppia prismatica, va bene? Solitamente incernierata agli estremi, quindi la parte che riguarda la camicia del cilindro incernierata a un estremo e lo stelo dall'altra parte ugualmente incernierato. Alla fine ottengo un manovellismo, va bene? Se mi fermo qui non si vede l'altra parte, però questa è un'asta incernierata qui e qui, e questo potrebbe essere collegato anche qui con la cerniera posteriore, quindi è un manovellismo. Invece in questo caso viene aggiunto un quadrilatero articolato che ci consente di avere una maggiore chiusura della benda. Ok? Se voi immaginate, vedete questa cerniera dove arriva? Ecco, se immaginassi di togliere il quadrilatero articolato, la cerniera dello stelo del cilindro idraulico dovrebbe arrivare qui, non ci arriva, è questione di spazio, ok? E quindi non riuscirei ad ottenere la chiusura completa che è necessaria per il corretto funzionamento della macchina, perché se no il terreno io non riesco a mantenerlo se non si chiude abbastanza, ok? È un'applicazione. Poi naturalmente qui ci sono altri elementi, vedete, con questi cilindri idraulici. Questo è un sistema a più gradi di libertà, naturalmente, ok? Perché abbiamo questa coppia di cilindri che determina il movimento di questo braccio, quest'altro cilindro che determina il movimento di questo e questo che determina la chiusura della benna, ok? Quindi abbiamo tre gradi di libertà. Poi dobbiamo tener conto anche della rotazione, ma quello è un altro discorso. La macchina di prima era un escavatore. Questo è sia escavatore nella parte posteriore, ma nella parte anteriore è una pala meccanica, sono due cose diverse, ok? Partendo naturalmente dalla famiglia delle macchine a movimento terra, ma svolgono una funzione diversa. E guardate qui, ci sono tutti i sistemi articolati per la generazione del movimento della pala, della pala meccanica. Qui c'è anche un video, sono tutti video, almeno insomma questi delle applicazioni che sono presi da internet, quindi sono naturalmente a disposizione del pubblico. Qui vedete che c'è un meccanismo per quanto riguarda la gestione della pala. Vedete, questo braccio qui si alza per il tramite di questo cilindro idraulico e quindi questo ha questo movimento, è un meccanismo derivato dalla catena cinematica del manovellismo. E poi c'è la pala, però attenzione perché forse vi è sfuggito il movimento delle ruote, ve lo faccio rivedere. Se voi guardate il movimento delle ruote, il sistema di sterzo è un po' diverso da quello tradizionale dei veicoli, guardate un po', cioè si piega tutto, se guardate con attenzione, per avere un maggiore angolo di sterzata e poter operare in spazi stretti con un maggiore angolo di sterzata, va bene? E quindi vedete che in un dispositivo di questo tipo, famosissimo nelle applicazioni, estremamente utile, vedete che ci sono n meccanismi, quindi la progettazione è strettamente legata a quella dei meccanismi. Ecco, al fine di comprendere, ce l'ho più avanti, questo sembra che non c'entra niente, perché dici, ma come, ingegnere meccanico, faccio il divano. Attenzione, perché anche questo è un problema, quindi non a caso vi riporto degli esempi anche molto diversi tra di loro per capire la trasversalità. Ecco, se noi vogliamo, abbiamo il divano statico, e vabbè, ok, però se già noi vogliamo ottenere questo movimento, ma questo è uno dei più semplici perché poi ci sono anche soluzioni molto più complicate, quelli sono meccanismi e non è un problema assolutamente semplice da affrontare, quindi non lo sottovalutiamo. In questo caso ce la caviamo con un quadrilatero articolato e otteniamo comunque una soluzione, diciamo, funzionale. Altre applicazioni
tergicristallo. Ecco, il tergicristallo dell'automobile, anche quello non è una cosa banale. Ecco, vi dico che questa è una soluzione più o meno tradizionale. Più o meno tradizionale perché, come vedete, abbiamo un parallelogramma articolato e abbiamo una manovella qui. Qui c'è un piccolo motoriduttore che chiaramente trasmette il moto. Anche qui raramente si utilizza l'accoppiamento diretto motore carico, ok? Solitamente si fa sempre l'accoppiamento indiretto, cioè motoriduttore. Quindi ho il motore più piccolo con un numero di giri maggiore e ottengo una moltiplicazione di forza o di coppia per il tramite di un riduttore di velocità, ok? Sempre con l'obiettivo di fare il motorino più piccolo e succhiare meno energia possibile, va bene? Moltiplicando poi la forza con un dispositivo meccanico che diventa il riduttore, perché il riduttore di velocità in realtà è un moltiplicatore di forza, ok? Il moltiplicatore di velocità è un riduttore di forza, al contrario, essendo la potenza meccanica data dal prodotto di forza-velocità, se aumenta l'uno si abbassa l'altro e viceversa, ovviamente. E quindi abbiamo la manovella qui, che è posizionata sul labbro di uscita di questo piccolo riduttore accoppiato al motorino elettrico, che trasmette il movimento poi a questo parallelogramma articolato e quindi ottengo il classico movimento del tergicristallo. Ecco, c'è un esempio più avanti, un po' più sofisticato, che riguarda per esempio il tergicristallo della Mercedes, che è completamente diverso. Non so se ci avete fatto caso, il tergicristallo se ne torna dietro in modo tale da seguire quanto possibile la pulitura del vetro, cioè del parabrezza. E lì bisogna progettare un meccanismo più sofisticato di questo. Perché? Perché vogliamo di più, vogliamo delle prestazioni in più rispetto alla soluzione più semplice, che può essere di questo tipo. Certo, quella ancora più semplice è la pura rotazione, ok? Ma in tal caso la spazzola va a spazzare, diciamo, una frazione, uno spicchio di una circonferenza o di un cerchio, ok? Che magari può andare bene per il pullman, che c'ha il vetro piatto, grosso, ma non va bene per l'automobile perché c'è il vetro che è spostato in senso rettangolare e tra l'altro c'è una curvatura, ovviamente. Quindi vedete che non sono applicazioni banali. Attenzione, prestiamo la dovuta attenzione. Bene, ritorniamo alla catena cinematica che abbiamo già visto, e quindi la catena a manovellismo. Abbiamo tre coppie rotoidali ed una coppia prismatica. Questo lo sappiamo, in aggiunta a quanto detto fino ad ora nelle lezioni precedenti, anche in questo caso ci tengo a farvi vedere delle animazioni, ok? Bene, e delle applicazioni. Queste sono le diverse inversioni del meccanismo, ma le abbiamo anche queste citate. Ecco, questa è la catena cinematica di riferimento e questo è un primo meccanismo. È un primo meccanismo, questo è il banale manovellismo ordinario centrato. Ordinario perché questa guida è fissa, è centrato perché l'eccentricità è uguale a zero ed è il classico meccanismo che viene utilizzato per esempio in tutte le macchine alternative, primo fra tutti il motore a combustione interna, ok? Ma le cose gradualmente si complicano. Questa è un'applicazione, vabbè, classica, motore a combustione interna, e vedete qui questo viene utilizzato più in passato, diciamo, nei motori degli aerei ad elica, per il comando dell'elica, quindi a propulsione ad elica piuttosto che l'aereo a reazione, insomma. Ok? E questo si chiama motore stellare. Stellare perché, come vedete, tutti i pistoni sono disposti a stella rispetto a questo centro fisso. Il sistema complessivamente ad un grado di libertà, c'è un unico albero motore con NBL ed N pistoni. Lo stesso albero motore
va a coordinare il moto oscillatorio alternativo dei pistoni e, ripeto, questa è un'applicazione ancora di natura aeronautica. Questa è un'applicazione, per esempio, nel caso di un compressore. Qui si vede lo schema dell'impianto, e questo è interessante perché è legato anche al motore boxer, ok? Perché vedete che ci sono due pistoni che sono flat, cioè sono sul piano, e che si muovono opposti, quindi contrapposti, e lo schema, per esempio, del motore, la Porsche Boxer, ha un motore sostanzialmente di questo tipo, no? Sono contrapposti, si chiama boxer perché appunto è in qualche modo, richiama in qualche modo quello che è il movimento dei guantoni di un pugile, insomma. Da qui deriva il nome. Dal nostro punto di vista è un manovellismo con doppia biella. Manovellismo con doppia biella, ancora un meccanismo ad un solo grado di libertà con doppia biella e un'unica manovella centrale. Bene, ecco, un'altra applicazione di questo tipo è la segatrice, cioè una macchina utensile, diciamo, da comune officina, per tagliare dei pezzi metallici di grosse dimensioni, e come vedete sostanzialmente è un manovellismo. Sostanzialmente è un manovellismo perché abbiamo qui lo slider, cioè la guida, questa è proprio la sega che taglia. Questa è la biella e questa è la manovella, questo è l'albero motore. Beh, una cosa interessante, un dettaglio in più, ma di fondamentale importanza per la specifica applicazione, che non posso utilizzare un semplice manovellismo, perché il semplice manovellismo darebbe un movimento rettilineo alternativo della sega, che sarebbe l'utensile, uguale in fase di andata e in fase di ritorno. Ma se noi andassimo a zoomare, adesso questo è un dettaglio, diciamo, tecnico, ma insomma da ingegneri meccanici chiaramente dobbiamo sapere queste cose, se andassimo a zoomare il dettaglio dei denti della sega, praticamente tagliano in un verso, ma non nell'altro. Quindi nel momento in cui si tiene la pressione della sega sull'oggetto da tagliare, sia nella fase andata che nella fase di ritorno, praticamente si rovina la sega, perché non la stiamo utilizzando bene. Quindi in effetti il taglio è in una sola direzione. Per ottenere questo, come vedete, c'è un contrappeso. C'è un contrappeso voluto che crea uno sbilanciamento rispetto all'asse di rotazione e quindi automaticamente, adesso ve lo faccio vedere, il movimento è di questo tipo. Ok? Ed è voluto, ed è determinato in questo caso da caratteristiche non cinematiche ma dinamiche, che sono dovute alla presenza di questo contrappeso, che non ha la funzione di bilanciare come solitamente accade nell'albero motore, ma la funzione di sbilanciare. Vedete come si alza? Questa è un'applicazione appunto del manovellismo di spinta, anche con un occhio alle caratteristiche dinamiche. Ecco, vedete qui la manovella, qui c'è il motore elettrico con una trasmissione solitamente a cinghie che smorza un pochettino, abbassa un po' la rigidezza nella trasmissione di potenza meccanica, perché comunque la trasmissione mediante flessibile funge un po', tra virgolette, da frizione, quindi ammortizza un po', diciamo così, la trasmissione, e qui c'ho l'albero motore con la manovella, questa è la biella e questo è l'equivalente del cilindro, però in questo caso la coppia prismatica è fatta in maniera diversa, come si dice, a coda di rondine, vedete com'è fatta, c'ha questo taglio così, che determina appunto il comportamento prismatico, ma è fatto in maniera diversa dal punto di vista tecnico, no? Cioè pistone cilindro è una coppia cilindrica in effetti nella realtà, in questo caso è ancora una coppia prismatica,
poi quando ha finito naturalmente si solleva e si spegne automaticamente. Quindi non perdiamo l'occhio alle applicazioni. Altra applicazione interessante del manovellismo di spinta è questo, vedete, abbiamo il manovellismo qui, questa è la grinding machine, è in sostanza una rettifica, no? Che fa una lavorazione diversa rispetto a quella del tornio, per esempio, e quindi una lavorazione di rettifica. Qui vedete la macchina, che c'è questa sorta di mola, quindi l'utensile è una sorta di mola, quindi una pietra dura, diciamo così, volgarmente, e quindi noi andiamo a grattare, grinding wheel, che è questa, andiamo a grattare sul workpiece, cioè il pezzo di lavoro. E qui c'è questa tavola cui è attaccato il pezzo, che determina, mentre la ruota gira e quindi opera la lavorazione, il manovellismo vi fa spostare il pezzo in questa maniera. Quindi questi meccanismi poi li ritroviamo nelle macchine reali. Certo, non è immediato scovarli, no? Perché se noi guardiamo la macchina, io il manovellismo non lo vedo, quindi bisogna entrare nel vivo per capire la vera progettazione che sta dietro la macchina stessa. Questo è un altro esempio interessante di applicazione. Ma il manovellismo di spinta non soltanto, anche il quadrilatero, chiaramente il quadrilatero manovella bilanciere, presenta delle applicazioni interessanti anche come toggle press, cioè come pressa meccanica, come moltiplicatore di forza. Tant'è vero che c'è una famiglia di meccanismi che possiamo progettare ad hoc, che possono essere utilizzati con un occhio non tanto alla cinematica, seppure strettamente collegata, ma con un occhio alla statica, cioè la statica del meccanismo in termini di trasmissione di forza e di moltiplicazione di forza, cosa che non riusciamo a fare con altre soluzioni, con meccanismi diversi, no? Prima ho citato per esempio il riduttore di velocità, che è un moltiplicatore di coppia, ok? Ma in questo caso parliamo di sistemi articolati, cioè di linkages. Bene, nel momento in cui noi puntiamo l'attenzione su quelle che si chiamano le configurazioni di punto morto, se non altro abbiamo la patente, quindi insomma punto morto superiore, punto morto inferiore, oppure da altri esami fatti riguardanti per esempio i motori, sappiamo che il pistone arriva sopra nel caso del motore e da lì poi ritorna indietro, no? Quello è il punto morto superiore, va bene? Al termine della fase di compressione o al termine della fase di scarico, se parliamo di motore quattro tempi. Dopodiché scende giù e c'è il punto morto inferiore. E qual è il punto morto superiore? Quando praticamente il manovellismo è tutto steso, va bene? Più di quello non può andare, torna indietro, quando la manovella sta tutto dietro è tutto retratto e quindi raggiunge la configurazione di punto morto inferiore. Tant'è vero, in quelle due configurazioni, guarda caso, il centro di istantanea rotazione della biella va a coincidere con questo punto. Ok? Perché? Perché in quell'istante si ferma, perciò è morto, punto morto, dead point. Bene. Questo dal punto di vista cinematico, ma dal punto di vista statico, cioè della trasmissione di forza, va bene? Della trasmissione di forza si può facilmente verificare applicando per esempio il principio dei lavori virtuali e dimostrare che se io applico una coppia, quindi ho una trasmissione, chiaramente anche di forza, oltre che potenza, la potenza va ad inglobare anche la forza ovviamente, ma qui in uscita che cosa ho in termini di potenza? Forza, velocità, va bene? Ma se la velocità va a zero, la forza che fa? Va all'infinito, teoricamente, quindi ottengo un moltiplicatore di forza, non a caso viene applicato nelle presse meccaniche, ok? Quindi come vedete qui abbiamo motore elettrico, riduttore, trasmissione a cinghie multiple, solitamente trapezoidali, da qui c'è un primo albero motore che funge anche in qualche modo da volano, tant'è vero che qui è contrapposto un altro disco che funge da volano,
Dopodiché ci sono questi accoppiamenti con ruote dentate fino ad arrivare all'albero motore che ha appunto questo gomito, l'albero gomito con cui si realizza la manovella, biella e pistone. Quindi va a determinare l'operazione di schiacciamento. Chiaramente l'operazione di schiacciamento funziona tanto meglio quanto più sono vicino al punto morto. Perché? Perché teoricamente al punto morto ho una velocità nulla, una forza infinita, quindi mi devo avvicinare lì. D'accordo? Ecco, questa è un'altra applicazione del manovellismo che però è legato alla parte cinematica, portandosi appresso congiuntamente anche le prestazioni di natura statica. Bene, una inversione della stessa catena cinematica produce un meccanismo di quel tipo. Lo abbiamo analizzato, è un meccanismo a glifo rotante. Infatti vedete che il glifo realizza una completa rotazione intorno al proprio centro fisso e quindi una rotazione di 360 gradi. Ok? In effetti tutti e due questi membri si comportano da manovella. Ma a differenza della doppia manovella del quadrilatero articolato, qui vedete abbiamo un moto relativo del pistone all'interno della guida. Questo è un meccanismo a glifo rotante che trova delle applicazioni che vedremo tra poco. Anzi, la vediamo subito e l'applicazione è questa. Whitworth Quick Return Mechanism, Joseph Whitworth. Tra l'altro Whitworth è famoso anche per la filettatura Whitworth, forse ne avete sentito parlare nel corso, non so, di disegno probabilmente, o di tecnologia. Bene, questo meccanismo è utilizzato nelle macchine utensili in cui io voglio avere un quick return, cioè un ritorno veloce, un ritorno rapido. Quindi alla fine questo pistone, che poi nel caso dell'applicazione delle macchine utensili rappresenta proprio l'utensile per l'asportazione di truciolo, ok? Va a realizzare un moto rettilineo alternativo, cioè avanti e dietro, fa un movimento di questo tipo, no? Un po' come il caso della lama della segatrice, no? Avanti e dietro, anche se poi c'era l'altro effetto congiunto. Quindi uno potrebbe dire, diciamolo subito, no? Potrebbe dire, vabbè, io ci metto un manovellismo ordinario centrato, ordinario deviato, però comunque è più semplice piuttosto che utilizzare un meccanismo che presenta 1, 2, 3, 4, 5 e 6, quindi è un esalatero. Anziché usare un esalatero, io per esempio decido di mettere un manovellismo di spinta. Ecco. Però nella realtà si fa così. Perché? Perché nel caso del manovellismo di spinta, in particolare quello centrato, che già in quello deviato ottengo un effetto di asimmetria dei diagrammi della velocità, praticamente io ho una velocità media nella corsa di andata che è uguale alla velocità media nella corsa di ritorno. Quindi non ho un quick return, cioè un ritorno rapido. Cioè, fa la stessa cosa, sia andata che ritorno. Bene, con l'obiettivo di ottimizzare il tempo ciclo di lavorazione, invece sono interessato a un ritorno rapido. Ok? Chiaramente nella corsa di andata non ho bisogno, non lo posso fare la corsa veloce, perché è la fase di lavoro. Quindi nella fase di asportazione di truciolo naturalmente ho dei limiti, no? Che sono legati alla passata, che sono legati naturalmente al materiale, quindi a altri limiti naturalmente. Comunque non posso esagerare, ma nella corsa di ritorno, che sarebbe quella a vuoto, io posso accelerare, posso farla più veloce, ed è quello che viene realizzato per esempio con questo meccanismo. Per questo si chiamano a rapido ritorno o quick return. Ok? E questo è stato progettato da Whitworth e si chiama appunto meccanismo di Whitworth perché consente proprio di realizzare questo.
In realtà viene fuori da dove? Infatti non a caso è posizionato in questo punto della presentazione, perché viene subito dopo il manovellismo a Gliforo Dante. Infatti questa parte qui non è nient'altro che un manovellismo a Gliforo Dante. Gliforo Dante che è accoppiato a un altro manovellismo. Quindi ho un Gliforo Dante con un manovellismo ordinario centrato, perché se noi tagliamo qui, questo è un manovellismo ordinario centrato. Se guardo la parte di sotto è Gliforo Dante, li accoppio tra di loro e ottengo un effetto congiunto, cioè un meccanismo a rapido ritorno. Questo lo trovate ugualmente su internet. Ecco, qui vedete un'applicazione di questo tipo ad una macchina utensile. Questa è una limatrice, ok? E è un'applicazione proprio del meccanismo a glifo rotante. In realtà poi vedete la parte di manovellismo, che sarebbe questa è la biella, questo è il punto fisso di rotazione. Il glifo rotante in realtà sarebbe questo punto rosso, ok, che esegue questo moto di pura rotazione. Vedete, il ritorno è più veloce, il movimento provo a mimare, è così, ok? Quindi in andata è lento, che è la fase di lavoro, il ritorno è rapido perché è la fase di non lavoro, ma serve per ritornare al punto iniziale e fare la nuova passata nella lavorazione per asportazione di truciolo di questo pezzo di lavoro, insomma, da lavorare. Ecco, questa invece è una soluzione simile, anche questa l'abbiamo vista a lezione, abbiamo un glifo oscillante, non è più rotante, è oscillante. Cosa è cambiato rispetto a prima? Ma semplicemente queste dimensioni qui, l'abbiamo visto a lezione, in un caso R maggiore di L, nell'altro caso R minore di L, basta solo cambiare le dimensioni di queste aste, quella fissa e la rispettiva manovella, e le prestazioni sono completamente diverse. Tant'è vero che ora il glifo è oscillante, cioè questo membro non compie più una rotazione completa intorno al centro fisso, bensì oscilla. Quindi ho manovella bilanciere, se vogliamo vederla in questo modo. Ok? Bene, questa è un'altra soluzione che ha generato, tra le varie cose, che ha generato quest'altro meccanismo. Questo lo saltiamo un attimo, passiamo a questo. In termini di macchine utensili, è come vedete, la stessa macchina, può essere la stessa o una diversa, che però utilizza questo meccanismo, la guida di Firebind, che magari, della quale forse avete sentito parlare, va bene? È un meccanismo a rapido ritorno. Firebind, un ingegnere inglese, e qui vedete questa soluzione che svolge, diciamo, una funzione simile a quella della guida di Bitworth, funzione simile perché comunque ha un rapido ritorno. La differenza è che questo elemento, qui lo vediamo sulla macchina, è un elemento oscillante, non è più rotante come il caso precedente, ma è oscillante. Un occhio anche alle trasmissioni, perché insomma questo è il filone progettazione, quindi dobbiamo imparare anche a progettare, e progettare significa non limitarsi a una cosa ma a tutto. Quindi vedete, motore elettrico, la trasmissione a cinghia che ci sta sempre o quasi sempre, e poi una riduzione mediante ruote dentate fino ad arrivare al movimento della manovella, che a sua volta poi trasmette il movimento al glifo e quindi alla slitta. Anche qui mi fa piacere mostrare comunque l'intera macchina, no? Perché noi dobbiamo mettere l'occhio naturalmente all'intera macchina, dobbiamo familiarizzare con questo e tener conto anche naturalmente degli altri aspetti che sono legati alla macchina, no? Vedete, qui c'è un pianale di appoggio, c'è un sistema vite madre vite che vi consente di regolare manualmente, ma comunque l'altezza, perché dipende dalla grandezza del pezzo, quindi se il pezzo è più grande, più piatto, più alto, dobbiamo regolare il pianale, no? Quindi c'è un sistema vite madre vite con un altro slider qui, quindi chiaramente vite madre vite serve per la trasmissione del moto, però poi chi lo regge è pesante,
giusto? E quindi qui c'è ancora una volta la coppia prismatica realizzata a coda di rondine, no? Che è la soluzione più robusta. E questa sarebbe la parte mobile, quella di lavorazione. Poi ci sono una serie di altri dettagli, vedete, tool slide, ok? Cioè lo slide del tool dell'utensile. Qui c'è un'altra coppia prismatica, mediante questa manovella riesco a far salire e scendere, quindi a regolare l'altezza dell'utensile. Qui c'è un elemento di fissaggio per la regolazione della corsa, quindi posso giocare anche sulla corsa. Questa manovella la vedete qui, questo dispositivo di serraggio, quindi effettuo la regolazione della corsa e poi blocco naturalmente per consentire il movimento. Anche qui c'è un video che vi fa vedere così indicativamente di come funziona la guida di Firebind. Ecco, non vi meravigliate che perché qui ci sono diverse soluzioni, no? Vedete che la parte inferiore è un glifo oscillante, la parte superiore, a differenza dello schema precedente, presenta quella biella, va bene? Presenta questa biella, non c'è la coppia prismatica, quindi è una soluzione diversa. Ci sono varie versioni della guida di Firebind. Quella diciamo classica presenta due coppie prismatiche, una qui e una nella parte superiore, ma non è detto, perché questo ne è un esempio, ci sono delle versioni diverse, sempre di meccanismi a rapido ritorno, basati sull'utilizzo del glifo oscillante, ma differenti tra di loro per alcuni dettagli. Bene. Stiamo per concludere, diciamo, la prima parte della lezione di oggi. Questa è un'altra macchina utensile, nota come slotting machine, in effetti in italiano è nota come stozzatrice, e il movimento alternativo è di questo elemento qui. Quindi un movimento verticale in questo caso, viene utilizzata solitamente per la realizzazione di chiavette interne, sede della chiavetta interna. Immaginate una grossa puleggia, nel foro interno dovete realizzare la sede per la chiavetta che poi va accoppiata all'albero per la trasmissione del momento torcente. Diciamo, questa è una macchina che consente di fare queste operazioni. Al di là di questo, come vedete, il movimento della slitta è ancora a rapido ritorno, quindi fase lenta di lavoro, ritorno rapido, ed è basata ancora una volta sull'utilizzo di meccanismi come quelli che abbiamo visto prima, cioè glifo rotante, glifo oscillante, guida di Whitworth, guida di Firebind. Ecco, vorrei ancora andare avanti per concludere questa carrellata di informazioni di natura più tecniche, che riguardano ancora i meccanismi a quattro membri e ancora derivati, come vedete, dalla stessa catena cinematica. Abbiamo prima visto i quadrilateri articolati, ora stiamo vedendo appunto i manovellismi di spinta. Quindi completiamo questo, poi facciamo una pausa. Questa è un'altra inversione che deriva dalla stessa catena cinematica, quindi abbiamo visto il manovellismo ordinario con l'applicazione nei motori, per esempio, abbiamo visto i meccanismi a glifo rotante e oscillante, e ora qui la soluzione è diversa, vedete, oscillating cylinder mechanism. Quindi abbiamo questa volta il cilindro che oscilla, perché come vedete il pistone è incernierato in un punto fisso, quindi il pistone oscilla e asseconda l'oscillazione, naturalmente, perché sono collegati tra di loro dalla coppia prismatica, l'oscillazione del cilindro. Ve lo faccio rivedere. Vedete? Il pistone è incernierato in un punto fisso, ma oscilla, e nel contempo, naturalmente, qui posso generare
delle fasi di compressione, no? Però è il pistone fisso, può oscillare ma è fisso, ed è il cilindro che si muove nel moto relativo, quando solitamente accade il contrario, giusto? Ecco, questa è una soluzione diversa e può essere inquadrato in una inversione della stessa catena cinematica. Ancora una volta sottolineiamo questo aspetto, no? Che ci aiuta ad avere una visione trasversale di problemi che possono essere anche completamente diversi. Ecco, qui vediamo, diciamo, una soluzione di questo tipo che è un po' più vicina a quella che rappresenta le applicazioni tecniche, no? E qui vediamo proprio un motore a cilindro oscillante. Vedete come è realizzato, no? Quindi abbiamo ancora una volta un albero motore, queste sono delle masse dei contrappesi di bilanciamento, in modo tale da avere il rotore albero a gomiti bilanciato sia dal punto di vista statico che dinamico, per evitare sollecitazioni sui supporti e quindi sulle bronzine di banco, che poi si trasmettono inevitabilmente a tutto il resto, e quindi se parliamo di autoveicolo, chiaramente all'autotelaio ma anche ai passeggeri, ovviamente. Sospensione anteriore di motocicletta. Ecco, se noi prendiamo una moto, in realtà qui potremmo, forse sapete che si fanno dei corsi interi sulle sospensioni, quindi insomma c'è tanto da dire, però noi vogliamo fare qualche flash con riferimento ai meccanismi. Anche qui tutto nasce da esigenze, naturalmente, no? Perché la classica forcella, no? Come è fatta? Beh, per esempio quella della bicicletta classica è rigida, naturalmente, quindi non c'è proprio la sospensione, però la prima sospensione sono le forcelle telescopiche, naturalmente. Ok? Quindi non c'è un meccanismo, c'è soltanto una coppia prismatica e sono telescopiche. Quindi una coppia prismatica con una molla, e questo consente, diciamo, un migliore comfort e anche una migliore stabilità. Eppure ci sono delle soluzioni molto più complicate, molto più complesse. Questa già ne rappresenta una, ok? E qua bisogna un po' capire che cosa succede, no? Quindi in fase di accelerazione, in fase di frenata, che cosa accade? Perché certo, in fase di frenata io ho un effetto inerziale chiaramente anteriore, quindi lo freno, vado avanti, quindi il carico si trasmette davanti e la forcella si schiaccia, giusto? Si comprime, va bene? In fase di accelerazione è il contrario, perché la forza di inerzia va dietro e quindi chiaramente si alza e quindi la forcella telescopica si allunga, quindi si allunga e si accorcia, ok? E lì, insomma, subentrano degli altri effetti, no? Che normalmente queste riguardano quelle che si chiamano le operazioni anti-dive, no? Anti-affondamento. Quindi studiare un sistema sia di anti-affondamento, perché se si schiaccia troppo neanche va bene. E poi questo chiama in causa degli altri aspetti che sono legati al caster, all'angolo di caster, e il discorso, diciamo, si espande. Quindi queste sono le motivazioni di base, poi si può entrare eventualmente nel dettaglio in altre occasioni. Alla fine, quindi, una soluzione è questa qui. È naturale che in questo caso io ho questo comportamento ancora telescopico, però vedete che complessivamente questo braccio, che è dato dalla combinazione di questi due, che sarebbe la vecchia, tra virgolette, sospensione anteriore telescopica, è combinata con quest'altro braccio qui, quindi in effetti qui ho un movimento, quindi questa varia l'inclinazione, quindi non soltanto si affonda ma varia l'inclinazione, perché è vincolata in quel modo lì, e questo consente di avere una variazione dell'angolo rispetto al punto di contatto che va ad agire sulle prestazioni, per esempio anti-dive. Ok? Che cos'è? È un manovellismo. Cioè è un meccanismo derivato dalla catena cinematica del manovellismo, quindi è una delle inversioni del manovellismo, e quindi vediamo uno schema un po' più dettagliato. La Vespa,
questa, la Vespa davanti è fatta così, quindi ha questa sospensione, no? un po' particolare, qui c'è questo dettaglio. Come vedete, lo schema e la soluzione costruttiva non sono così vicine tra di loro, quindi dobbiamo fare anche un po' l'occhio per schematizzare il meccanismo dal punto di vista cinematico, perché poi la realizzazione costruttiva si porta appresso una serie di cose, no? Gli aspetti di forza, quindi analisi dei carichi, le prestazioni dinamiche, aspetti legati all'ingombro, legati all'estetica, a tante cose, al design e così via. Però qui penso che sia abbastanza chiaro, questa è la parte mobile, la forcella fissa è questa, vedete? Questa è la parte fissa che poi va sopra ed è collegata al manubrio. Poi abbiamo questa bielletta qui, ok? E poi abbiamo la coppia prismatica, in effetti lo schema è questo. Questa è la parte fissa, quindi questo sarebbe questo. Questo elemento è associato a questo membro AB, M2, e qui c'è la coppia prismatica, dove ho il cilindro oscillante, possiamo vederla secondo questo schema. Questa è un'altra applicazione interessante, appunto, di una delle inversioni del manovellismo. Sospensione anteriore, ma la sospensione posteriore è parente stretta, perché in effetti è qualcosa di simile. Vedete, abbiamo il braccio, questo sarebbe il mozzo ruota, e qui abbiamo la sospensione. Poi ci sono degli effetti dinamici, quindi naturalmente c'è molla smorzatore per effetti dinamici, però dal punto di vista cinematico qui abbiamo ancora una volta una coppia prismatica e qui vediamo la soluzione costruttiva. Quindi vedete che questo meccanismo è utilizzato non soltanto nella sospensione anteriore ma anche in quella posteriore, nella maggior parte delle applicazioni pratiche. Possiamo andare avanti, fatemi fare un attimo il punto della situazione. Ok, ci siamo quasi, quindi completiamo questa prima parte. Sospensione Mack Pearson, che l'abbiamo accennata, e ora ne vediamo un'applicazione. Vedete, questa è la ruota, questa è la parte fissa, questo è il braccetto oscillante che è legato a questo elemento qui, coppia prismatica, vabbè, molla smorzatore per effetti dinamici, dal punto di vista cinematico c'è una coppia prismatica. Ok? Questo Mack Pearson è colui che ha brevettato, e poi lasciatemi una battuta che è scritto qui: after the original patents expired, cioè quando è scaduto il brevetto, hanno deciso di costruirla praticamente, no? Come spesso accade. Front wheel drive cars like the Volkswagen Golf. E quindi, come al solito, i meriti possono andare ad altri. Questa è un'applicazione anche carina. Se noi guardiamo appunto la nuova 500, nella parte anteriore abbiamo ancora una volta una soluzione Mack Pearson. La vecchia 500, come ricorderete, aveva il motore posteriore e quindi era trazione posteriore. La nuova 500, che ha una sagoma simile, più carina sicuramente, ma dal punto di vista tecnico è diversa, completamente diversa rispetto a quella del passato. Quindi richiama la vecchia come design, ma dal punto di vista tecnico no. Tant'è vero che abbiamo il motore anteriore. Ok? E come spesso accade nelle soluzioni con motore anteriore, e tra l'altro, se non mi sbaglio, deve essere anche trasversale, perché è più conveniente che sia trasversale rispetto al percorso della strada, e conviene utilizzare una soluzione di sospensione anteriore del tipo Mack Pearson, perché la Mack Pearson è più compatta. Quindi in queste soluzioni le ruote anteriori sono motrici, sterzanti, ok, e in più a sospensioni indipendenti. Quindi pensate un po' a quante cose che deve fare la ruota anteriore. Quindi, ripeto, deve essere motrice e quindi devo arrivare con un albero motore, perché devo trasmettere coppia dal motore.
ma non lo posso fare con un semplice albero perché questa ruota gira, è sterzante e quindi c'è tutto il meccanismo di sterzo per farla girare. E quindi quest'albero si deve girare, si deve piegare. Infatti non a caso c'è un giunto omocinetico che va appresso alla sterzatura della ruota. Ma questa ruota non sta ferma mai come niente, a parte che gira intorno al proprio asse, ma anche il proprio mozzo. Cioè gira per la sterzatura, ma va pure sopra e sotto per la sospensione. E quindi questo povero albero motore deve andare appresso a questa ruota che una volta gira, una volta se ne va sopra, sotto e così via. Quindi è fondamentale anche il giunto omocinetico, che deve essere affidabile naturalmente. Se si rompe non ci va più coppia, diventa folle. Chiaro, fondamentale, eh? Non è che stiamo giocando. Naturalmente il motore solitamente viene messo trasversale. È chiaro che se io ho la trazione posteriore, come nelle macchine, in molte autovetture, direi tutte, prima dell'avvento della trazione anteriore, il motore lo mettevo longitudinale. Perché se ho un motore 4 cilindri o 6 cilindri, all'aumentare del numero dei cilindri, specialmente se questi sono in linea, il motore si allunga. Si allunga dove lo metto? Cioè la carreggiata la devo rispettare, non è che posso fare l'automobile che esce un pezzo di motore fuori. No, devo rispettare naturalmente la carreggiata, qualche parte lo devo mettere. Ma anche lo posso mettere in mezzo al sedile anteriore, tra uno e l'altro. Ok? E quindi lo devo andare a posizionare. Quindi il fatto di dire, no, io non lo metto longitudinale, mi fa più comodo metterlo trasversale, e innanzitutto qui devo stare attento, perché se sono in linea, chiaramente aumenta di lunghezza, no? È ovvio. Ma se la carreggiata è quella che è, sono limitato, quindi devo fare attenzione. Però mi fa comodo metterlo trasversale per altri motivi. Quindi sono dei passaggi concettuali, importanti, concettuali, che hanno richiesto del tempo anche per la soluzione tecnica, perché è facile dire mi farebbe comodo così, ma la soluzione qual è? E quindi ha richiesto del tempo per trovare delle soluzioni, va bene? Perché mi fa comodo trasversale? Mi fa comodo trasversale perché altrimenti mi serve da qualche parte una coppia conica, è perché devo cambiare direzione, cioè se io mi trovo l'albero motore che viene così e il modo le ruote stanno di qua, beh, devo girare, no? Devo mettere la coppia conica, di ruote dentate coniche da qualche parte, evidentemente. Ok? E viceversa, se io sto già orientato in parallelo con quello che è l'albero di uscita per la trasmissione della potenza sulle ruote anteriori, e naturalmente mi trovo allineato, tant'è vero che il differenziale si attacca sotto con delle ruote cilindriche, non coniche. Perché sono parallele. Ecco, tutte queste soluzioni sono combinate tra di loro in maniera opportuna, naturalmente, e che richiedono continui studi e miglioramenti. Quindi tutto questo discorso si combina anche con la sospensione MacPherson, perché naturalmente è più snella, no? Vedete la parte alta qui? È snella, quindi qui lascia un bel po' di spazio, detto in maniera semplice. Se io qui andassi ad utilizzare per esempio una soluzione a doppia A, no? Come vi ho già accennato, quindi a quadrilatero, qui occupa spazio perché qui ci devo mettere l'altro braccetto del quadrilatero che deve essere collegato allo chassis che rappresenta l'autotelaio della vettura. Ma mi mangio dello spazio ad andare dentro e poi magari non mi entra più quello che ci devo mettere, prima di tutto il motore. Poi ci sono tutti gli accessori di fondamentale importanza. Quindi la soluzione MacPherson è stata, diciamo, molto, molto interessante. È chiaro che poi da questo derivano una serie di altre osservazioni, no? Di natura un po' più tecnica, vedete qui è scritto piccolo ma si legge camber change, cioè attenzione perché cambia il camber, cioè l'angolo di camber rispetto alla verticale, quindi quando la ruota sale, per forza di cose, questo è un corpo rigido, diciamo, ha anche una variazione di questo tipo, che non è regolabile. Nella MacPherson il camber non è regolabile, possiamo regolare la convergenza ma non il camber. Ecco perché in altre soluzioni, soprattutto per le posteriori, si utilizza la multilink. Anche lì, diciamo, ma la multilink è complicata, perché la fai?
anche lì, perché la multilink, proprio perché è multilink, consente una maggiore regolazione non soltanto della convergenza ma anche del camber, e quindi questo mi dà delle prestazioni maggiori anche in termini di regolazione. Abbiamo terminato per questa prima parte. Questo è un esempio un po' meno diffuso, un po' meno importante, ma lo citiamo per completezza perché rappresenta l'ultima inversione che nasce dalla stessa catena cinematica, e questa viene utilizzata nella pompa a mano, la pompa per l'estrazione dell'acqua. Qui c'è questa leva a mano dove il pistone è fisso e c'è questa guida che diventa un po' il serbatoio dell'acqua, no? Quindi lì ci sono delle valvole, naturalmente, delle valvole di non ritorno che consentono l'ingresso dell'acqua solo da una parte, quindi quando va giù questa sorta di cilindro, va giù, si affonda, diciamo, in questo pozzo sostanzialmente dell'acqua, quindi la valvola di non ritorno si apre, fa entrare l'acqua, si chiude la valvola di non ritorno e poi quando sale sopra mi porta l'acqua sopra, no? Soluzione, diciamo, semplice ma efficace, ok? E ci fermiamo qui per poi continuare con questi altri esempi.